Sì, amici della Pomerodonia, un saluto dalla Polonia e come vi avevo anticipato, forse un po' insomma, su Facebook, uno spoiler, sono qui in Polonia e proveremo una rasatura a chilometri zero, come dico io, no? Nel senso come ci si può arrangiare in una situazione del genere in cui mi trovo all'estero e mi devo radere, però cosa mi porto, cosa compro qua, no? Allora, volevo fare un po' una cosa anche un po' di tipo così proprio per testare dal vivo quello che uno può fare anche utilizzando i prodotti a chilometri zero, cioè prodotti sul posto. Allora, cosa ho portato? Siccome siamo in aereo, almeno io sono in aereo, c'è il problema dei controlli. Allora, io ho detto almeno il pennello e il rasoio voglio portarli. E ho portato due oggetti che si possono passare tranquillamente al metal detector senza i controlli, senza avere problemi con gli stessi. Quindi Mercur 45C in bacherite, plastica assoluta, quindi nessuno potrà mai dire niente. Chiaramente senza armette, ovvio. Nella sua confezione sta tranquillamente nel bagagliamano, nessuno può dirti niente perché questo è un rasoio di pura bacherite. Quindi. E poi il Simpson CB2 sintetico, piccolo, portatile, diciamo, e va benissimo. Tutto il resto qua. Anche per scoprire le tradizioni pomerodonistiche del posto. Devo dire che qua la pomerodonia, cioè l'arte di radio e sensore di sicurezza non è molto diffusa, tant'è vero che così come in Italia l'unico rasoio di sicurezza che si trova nei grandi diciamo cosmetic shop, ecco, è il Wilkinson Classic. Però qualcosa c'è, ma sono altri prodotti, più che in Italia, prodotti, creme, aftershave, insomma, quello c'è. Oggi proveremo una linea che è la linea della Ziaia, la Iego, crema barba. Oggi userò un'abbondanza di prodotti solo per provarli. Chiaramente non se ne usano così tanti, si usa soltanto la crema, il dopo barba e magari l'idratante. Userò anche il balsamo per provarli tutti. Allora, iniziamo con la lametta. Io la lametta l'ho voluta mettere nella valigia, quella della stiva, però ovviamente ho detto, facciamo finta di non avere neanche quello. Allora, ho comprato qua queste qua, non sono polacche queste qua, però sono Isana e li vendono nel Rossmann, che è un grosso appunto cosmetic store che c'è in tutte le città polacche, tedesche, insomma, tedesco. Isana, l'unica che c'è, insieme alla Wilkinson Classic, forse. Però, siccome la Wilkinson la conosciamo già, ma voglio provare questa Isana. Allora, mettiamola subito sul nostro rasoio. Isana. Allora, subito passiamo al dunque, acqua calda. Farò un po' di prebarba. Qui l'acqua è veramente calda. Non so a che ora vedrete questo video perché non so se riuscirò a montare tutto quanto, però vabbè. Allora, acqua calda anche sul pennello. Facciamo un montaggio in viso, perché ovviamente non ho la ciotola. Adesso dovuto acquistarne una, ma ho detto vabbè. Io crema da barba, creme d'olenia, se non ricordo malissimo. Comunque qua c'è scritto che protegge, insomma, protegge ed è piena di vitamina E. Quindi questa linea è caratterizzata dalla vitamina E.
mettiamole un po' nel ciuffo e andiamo a iniziare a montare. La fragranza non è male, il montaggio inizia a dare i suoi frutti, un po' più di acqua. Montaggio protettivo, però è più liquido. Il Simpson che è il CB2 sintetico, che è un rasoio che è adatto proprio al montaggio in viso, secondo me, ma anche sono tanti per le dimensioni della maneggevolezza. Ecco qua. Ecco. Ci apriamo la mano e iniziamo la rasatura con Mercur 45C, leggerissimo però mordace, allora un saluto a Stefano D'Alba, che so che e lo ringrazio per iniziare a seguirci e chiede quali consigli per non irritarsi, come evitare di irritarsi. Tra le irritazioni sono un problema comune a tutti quelli che, cioè i principianti, tutti quelli che iniziano a maneggiare della sicurezza. Quello che io posso dire è questo: innanzitutto non esistono soluzioni miracolose, esistono soluzioni di rimedio ma non miracolose. Guardate che esposizione di questo rasoio. Quindi uno può poi utilizzare prodotti all'aloe, prodotti lenitivi, ma il segreto, caro Stefano, è la perseveranza nella rasatura. Cioè, io ho notato negli anni addirittura, che più passa tempo di rasatura tradizionale con la sicurezza, meno hai l'organizzazione. Più la mano diventa abile nel gestire il rasoio sulla pelle, meno si viene l'irritazione. I tagli è diverso, sono errori. Il taglio è un errore che può guidare a tutti, è come inciampare, no? Anche il più grande marciatore può inciampare. L'irritazione invece vuol dire avere un problema. Più tecnico. Quindi farsi la mano col rasoio e aspettare qualche mese, se hai iniziato adesso, che la pelle si faccia, perché la pelle non è un organo, la pelle reagisce, ha un impatto di un rasoio che è diverso da quello del multilama. Quindi in un primo momento
vuoi rimanere in qualche modo traumatizzata? E irritarsi, a quel punto però questo, come dire, la rafforza e noterai che con l'andare del tempo, perseverando senza scoraggiarsi, con l'aumento della manualità e con l'adattamento della pelle, l'irritazione non ci sarà poi di più e poi non ci sarà più. Ovviamente valgono le regole di tutti, no? Quindi bagnarsi bene il viso, fare una passata e l'altra, il prima della natura, valutare nel caso in cui appunto si inizi l'utilizzo di un prebarba, che io uso, non uso quasi mai, ma è importante per chi vuole una protezione ancora maggiore, no? Preparare la pelle al passaggio del rasoio. Anche un semplice proraso, insomma, si trova per tutto. E poi imparare. Imparare a maneggiare bene il rasoio in modo che il suo passaggio non aggredisca la pelle. Il pelo andato devo dire che è proprio via di 3 giorni, 4 giorni. Questo qua voglio anche da scattare. La lametta, devo dire, non ha, mi ha fatto un bel servizio. C'è come il viso, appunto, come dicevo prima. Facciamo una seconda insaponata. In cui per questione di velocità, proprio perché essendo all'estero non ho una connessione come a casa, voglio stringere un attimo, farò insieme quello che faccio di solito tutti i giorni, quello che vado quotidianamente, così vi faccio anche vedere. Un unico passaggio, secondo, un unico solo passaggio, che unisce il contropelo al pelo obliquo. Come lo faccio io? Poi chiaramente questa cosa dipende. Dipende dal mio viso, cioè mappando il viso, vedendo il senso della crescita, io faccio un contropelo vero, cioè dove è contropelo, vado in contropelo, dove è obliquo, lascio perdere. Ma il contropelo non è regolare, sapete, no? Comunque, secondo montaggio, avete visto che bel montaggio, subito, no? Quindi questo non è quanto vero. Senti come canta il rasoio, no? Perché e aveva già tolto tutto, eh? Il rasoio se ne parla poco, però vuol dire che molto molto efficace. Ecco, passaggino, prego. La lametta, devo dire che io avevo letto cose molto brutte di questa lametta, perché mi sono informato un po' dopo l'ho acquistata, invece fa il suo lavoro. Chiaro, non sarà un'ira di Dio, ma tutto. Forse un po' duretta, non lo so, ma comunque non è nemmeno quello, qua siamo ancora e qua andiamo in quadratura.
costruire un nido, tanto questo rasoio aveva già eliminato tutto praticamente col pelo. Come sapete, che poi sono le tradizioni di barberia, ad esempio, alcuni inglesi, una barberia famosissima, che il nome, va solo a pelo, te lo fa 3 volte, ma rimane solo a pelo. Piccola rifinitura. Perfetta, non c'è più nulla. E abbiamo evitato un passaggio in più. Anche lì, sempre Stefano che chiedeva per irritarsi di meno, all'inizio meno passaggi e poi passaggi ovviamente non ripetuti, no? Cioè, mentre che Mudinamo se permetterci di ripeterci, con colpo di sicurezza basta semplicemente passare una volta bene e siamo a posto. Acqua fresca, tiriamo fuori, puliamoci bene, che sennò poi... Ecco. Allora, qui andiamo ad esagerare i prodotti perché, per provarli. Allora, crema da barba. Abbiamo usata. Adesso usiamo un dopobarba che è sempre della Zaia Sensitive, per le pelle sensibili. Questo non ha alcol, però ha degli ingredienti importanti, ha anche qua della vitamina B, D, ha del pantenolo, insomma, tutta una serie di ingredienti che dovrebbero fare in modo di nutrire la pelle, no? Un'emulsione, questa linea non prevede prodotti alcolici, almeno che io abbia visto. Questa quindi è per i sensibili, per chi l'impatto è molto buono, per chi non ama l'alcol sul viso, questa potrebbe essere un'alternativa. Però dopo l'acqua, chiaramente, non è facile trovare in Italia, ma anzi, è probabilmente impossibile, però comunque, questo è un prodotto che... Poi, abbondiamo, oggi, chiaramente non... è un esperimento, per provare i prodotti. Qui abbiamo, invece, il balsamo della barba, sempre delle saline, Zaia, Diego. Qui abbiamo vitamine E, C, B3, B5 e B6, addirittura. Tutto scritto in polacco, quindi sto cercando, cioè, ho interpretato. Non... Abbiamo fatto vedere una serie di ingredienti particolari che io non so tradurvi, però comunque le vitamine le ho capite. Questo è... io ho tradotto con... Vuol dire che praticamente nutre e protegge. Questo è un balsamo. Questo è più aromatico. Effettivamente nutre e protegge. Ecco l'esempio per chi si irrita. Valutare l'utilizzo di un prodotto molto nutriente potrebbe essere, però questo è fa parte del, diciamo, della seconda fase, cioè dopo l'irritazione, in pranzo è vitale l'irritazione, no? Ecco. Poi ci sarebbe anche, adesso vediamo se metterlo o meno, lo faccio far vedere, la crema idratante per uomo sempre, questa è la linea maschile. Questa è idratante proprio apposta per l'uomo ed è anche una sorta di protezione che è bassissima, è raggi solari. Qua tutte le creme idratanti vengono segnate con una protezione raggi solari, poi non è una crema solare, però è una crema idratante pura, tipo le nostre, come che utilizziamo regolarmente.
mettendo solo un goccino magari qua sulla fronte, vediamo un po' come va. Solo per provarla così, visto che mi ha già messo il balsamo. Non è molto grassa, quindi penetra subito. Però sembra effettivamente delicata. Un idratante. Allora, terapia della natura, cosa dire? Velocissimamente, velocissimamente. Tanto sciacquo un attimo gli attrezzi del mestiere. Il rasoio Mercur 45C, molto comodo da portare in valigia, una bagaglia a mano, per la sua soffrire bacchelite. È chiaro che noi potremmo anche portare un rasoio di metallo senza lamette, però magari qualcuno ai controlli vuole dire questo è un rasoio, questo qua è proprio bachelite, quindi. E poi molto efficace, date l'ispezione della lametta in un passaggio praticamente che vanno via tutto il pelo di 3 giorni. La lametta Isana ha fatto il suo dovere, io ho letto cose molto brutte su questa lametta, su vari forum così. Non ho trovato particolari criticità, cioè non mi ha fatto emozionare, ma neanche mi ha dato dei problemi. Quindi, capitasse all'estero, dovesse avere un problema con la lametta, questa potrebbe essere una soluzione. Pennello, beh, lo conosciamo tutti, il CB2 sintetico, che è la Simson, anche qua in viaggio è molto utile perché permette un montaggio in viso che è molto agevole. È bella tela sintetica, insomma, si asciuga con una, no? Magari ho fretta. Asciugo con la salvietta, che poi sarà lasciato a mano, chiuso. Prodotti, allora, promossa la crema assolutamente, magari puoi montarla in ciotola, ma comunque monta molto bene e protegge molto bene, senza dare un particolare profumo invadente, no? È fatta più per essere protettiva, più che per essere profumata. Ziaia Iego, no? Questa linea. Il dopo barba per i sensibili molto delicato, neanche l'ho sentito in viso, cioè non, io preferisco gli alcolici, lo metto chiaramente, però questo qua potrebbe essere un'alternativa per chi non ama questo tipo di impatto dell'alcol sulla pelle, questo qua è stato anche premiato da Men's Health, polacco probabilmente, magnesio, cioè una serie di, è molto ricca di nutrienti, adesso non li so tradurre perché è tutto scritto in polacco, ma si capisce che insomma, è molto ricca di ingredienti per lenire appunto le irritazioni come abbiamo parlato prima. Il balsamo invece più profumato, classico balsamo dopo barba. Anche qua l'impressione è stata positiva, anche se l'ho messo dopo la lozione, positiva, anche qua delicato, non lascia un odore particolarmente forte, però devo dire che effettivamente l'obiettivo di queste linee è la protezione, più che, diciamo, più che la profumazione, secondo me, no? Cioè quello punto sulla protezione. Così come una crema idratante che può essere utilizzata per tanti usi, come anche per le maniche, insomma, però maschile sempre, insomma, la linea da uomo. E quindi questi prodotti a chilometri zero presi a 100 metri dall'appartamento in cui sto, pagati pochissimo chiaramente, però mi hanno confermato che la cosa più intelligente, secondo me, certo, portarsi le proprie cose, quando una volta un viaggio più lungo, io sono qui una settimana, è chiaro che è meglio forse prendersi sul posto i prodotti, visto che comunque non mancano quasi mai. Fosse solo un giorno, invece forse è meglio portarsi qualcosa di piccolo da portare anche in bagaglio a mano, ma in questo caso invece ho preferito anche provare, perché poi chiaramente ragazzi, è ovvio che come, io ti la scimmia, no? L'avrei preso lo stesso. Però ho detto, ma facciamo un esperimento di rasatura a chilometri zero, no? Sul posto. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buona domenica e ci vediamo settimana, magari, oppure domenica prossima. Più probabilmente domenica prossima con il video dei cani. Buona domenica, un saluto dalla Polonia e buona barba a tutti.